mi avevano chiesto di coprire giusto qualche minuto e spero di farlo al meglio. Infatti non sono qui per parlarvi di ciclo di Krebs, di citolisi, ma bensì dell'approccio dei pazienti quando venivano in laboratorio a Napoli. Sì, perché dovete sapere che a Napoli già le analisi si chiamano ENALAS. Dici dottore, ma già fa ENALAS, però mi raccomando, a me facite a me la buona. Ah, perché allora ci facevano malamente, scusa. Dice no, me l'ha chiesto il mio dentista, mi deve fare l'estrazione dell'8. Dico, scusate, se non il dentista stamattina si mette a tirare o si mette a tirare il numero, no, lo sapete, scusate. Dice io ho la pensione del tip tap, mi posso fare l'analisi a dove? Dico signore, stiamo ballando con le stelle, forse è meglio. Che poi la pensione del tip tap non è altro che la pensione del lip tap. Perché un napolitano non è struppetto, però, il cielo proprio. Sì. Le analisi vengono stravolte, l'azotemia e la glicemia diventano due bombe orologene. L'azotemina e la glicemina. Dici, dottore, ma sta glicemina in tuo sangue è pericolosa. Signore, è una bomba. Il colesterolo diventa polistirolo. Dici, dottore, ma come asciugo il polistirolo? Signore, a pallini, come te scende? Sì. Grazie, grazie, guarda. Che sono più belle poi sono le transaminasi, gli enzimi del fegato, che a Napoli diventano i transamilani. Dici, dottor, ma come stanno i transamilani? Stanno in mezzo a me, come vanno a stare, povera gente, come vanno a stare? Uno vede con degli analisi in mano e dice, dottor, ma quanto stanno i globuli? Io per ironizzare dissi 2 euro al chilo. Dici, ma come si dà diventata cara? Chi il laboratorio rimpetente è 1,50 euro, ma che corso frutta voi? Eh sì, il diabete melito è diventato un diabete a melite, vicino secondo gli anni. Sotto, ma se non va che casa a Napoli, se lei si sa incendiare un miracolo, sì, può essere, se lei. Quando poi devono fare degli esami, un po', vengono tutti i pari di tutto, mi raccomando. Io ho le vene particolari, mi tengo le vene vanitose. E dice, signora, come faccio a sapere? Stanno sempre innanzi allo specchio. Dice, no, io devo fare il test dell'ADSL. E non vi preoccupate, te li investirei con wifi. Sì, poi, grazie, grazie. Eh sì, poi succedono che devono fare tipo che arrivano tutti i mariti, dottore, io sono un po' preoccupata, mio marito, sì, dite signor, mio marito c'è sempre un dolore qua. Dico, signor, ma allo sterno? Dici, no, all'interno. Il cardiologo ha detto che deve fare una cornoscopia. Io sto un po' preoccupato, dico, ma scusa, ma che devo fare? Perché in essa è te corna canina, scusami un po'. E così la signora arriva con un esame, dice, dottore, ho fatto l'esame della tiroide, un'ecografia, mi sono usciti i nodi alla tiroide, devo fare quegli esami particolari, come si chiamano? ODC3 o ODC4, UFC. Dico, signore, se venite dell'11 stasera vi faccio trovare direttamente a Bruno Vespa, che deve fare l'esame direttamente. E poi quando devono fare degli accertamenti particolari vanno proprio in tilt. La signora viene e dice, dottore, io ho delle vene particolari, mi raccomando, ho la pressione bassa, il dottore mi ha detto che devo fare un eco duplex. Dove posso andare? Signore, tu fanno come? Io da 30 euro, mette bene la pressione, ma fa pure l'equilibrio a convergenza. Per finire, venne una signora con una ricetta in mano e disse, dottore, ma che ha scritto sul carabiniere che cangotto? Mammografia! Ma che non sa perché mamma non può scendere la coppa! Grazie! Premetto che questo è stato, diciamo, montato ieri perché il dottore mi chiese, disse, vieni là, fai 2 barzellette, disse, vabbè, non ci sta problema, però mi raccomando, disse, pulite. Dice, dottore, ha già cambiato repertorio perché mi è difficile.